We Are The Net presenta. Risorse. Programmi, strumenti, servizi, letture, siti web che possono semplificare la tua vita digitale. Allora, tante volte mi viene chiesto, ma come faccio a creare dei contenuti da desktop? Cosa significa da desktop, da PC o da Mac? Insomma, da computer fisico, schiacci tasti, non da smartphone o tablet. Come faccio a crearli e poi caricarli direttamente, per esempio, su Instagram? Fino a un po' di tempo fa non si poteva fare se non andando a mettere dei plugin particolari, cioè delle applicazioni che si installavano direttamente sul browser, cioè quella roba che serve per andare per navigare su internet, tipo Chrome, Firefox, compagnia bella. Potevi installarti un plugin e allora potevi caricare direttamente da su Instagram, ti emulava questa cosa. Oppure potevi utilizzare degli stratagemmi come con altre app o programmi come Hootsuite o tanto che non mi ricordo come si chiama, PostSpeaker. Da un paio di mesi a questa parte Facebook, l'universo Facebook, perché ricordiamoci sempre che Facebook, Instagram e WhatsApp sono della stessa proprietà, la stessa proprietario, sono la stessa cosa, lo stesso database, detto in parole povere. Da un po' di mesi è stato creato il Creator Studio, un po' come c'è su YouTube. Se qualcuno smanetta un po' su YouTube sa che per andare a modificare video, aggiungerci delle cose, eccetera, si può utilizzare il Creator Studio. L'ha fatto anche Facebook per i contenuti e l'ha fatto sia per Facebook che per Instagram. Devo dire che è un po' di tempo che lo sto testando e mi sembra giusto proporlo. Perché? Perché è fatto in una maniera abbastanza semplice. Innanzitutto per collegarsi basta andare su businessbusiness.facebook.com/creatorstudio. Magari ve lo metto anche nelle note dell'episodio. Avete una barra in alto che vi permette di scegliere se pubblicare su Facebook o su Instagram. Ora, tralascio la parte Facebook perché magari ci faccio un altro audio su questo. Sulla parte Instagram, che è quella di cui volevo parlare stamattina, come si fa a utilizzare Instagram da questo programma? Praticamente dovete avere la versione business del vostro account, che deve essere collegato con la pagina che andate a gestire, la pagina Facebook. In pratica, vi faccio un esempio pratico. Io ho un account su Instagram che si chiama We Are The Net. Questo account We Are The Net l'ho passato come account business. C'è proprio un tastino, andate nell'impostazione e lo passate come account business. Cosa significa questo? Significa che si chiama business, ma non è che si paga qualcosa. Significa che è collegato con i dati di una pagina Facebook dove ci sono la dimora fisica dell'attività, il numero di telefono, la mail, eccetera, una serie di dati. È un po' come un'ufficializzazione dell'account, diciamo. Siccome l'account Facebook deve essere collegato a una persona fisica, quindi un account normale, sugli account di pubblicità bisogna fare un paio di accrocchi, ma non cambia molto. Allora, una volta collegato, praticamente nel vostro Creator Studio compare l'icona del vostro account Instagram. Una volta che avete collegato tutto qua. Comunque è molto semplice. Per farla breve, cercate su Google creare un account business di Instagram. Ma è una cavolata, perché veramente andate nelle impostazioni e c'è il tastino per farlo. E l'ho collegato ovviamente anche da Facebook.
Vi troverete nel Creator Studio due icone sul menu in alto, una con il logo di Facebook, l'altra con il logo di Instagram. Cliccate sul logo di Instagram e vi trovate tutte le immagini, le storie, le Instagram TV, IGTV praticamente, che sono quei video che durano 10 minuti che vanno a finire in quel contenitore particolare, e da qui potete caricarle. Perché dico che è utile? Perché se io vado a fare un'immagine modificata con Photoshop, con Canva, come vi pare, prima me la devo spedire sul telefono, poi caricarla su, e scrivere una didascalia. Ricordate quanto è importante scrivere una didascalia. Adesso vi spiego anche un po' come funziona. Questo stesso post avrà la stessa funzionerà allo stesso modo. Praticamente io vado a creare ne creo due immagini, ma perché ho deciso di utilizzare due formati diversi, ma potete anche solo crearne una. Un'immagine per la puntata. La faccio con Canva, la scarico, mi creo il mio contenuto. Di solito parto da di solito parto da LinkedIn, perché per me è la parte più importante, LinkedIn. Ci metto l'immagine, bla bla bla, dove è linkato. Ci metto gli hashtag e ci metto il testo che starà a didascalia del mio link. Su Instagram non posso caricare i link, perché l'unico link che posso caricare su Instagram, almeno che non sia immagini in messaggi privati oppure in non lo so, ad esempio nelle pubblicità, le sponsorizzazioni, l'unico link è quello in biografia, quindi è inutile che vado a caricare il link, tanto non sarebbero cliccabili, sarebbero segni che tanto nessuno va a leggere. Allora io ripulisco questo articolo di tutti i link, ma ci lascio gli hashtag, perché invece sono importantissimi gli hashtag su LinkedIn, su Instagram, sono importantissimi. E l'immagine che vado a creare non devo passarmela sul cellulare, sullo smartphone, ma lo faccio direttamente qua. E posso caricarci anche volendo dei video, delle foto, caroselli, le storie. Purtroppo le storie non sono ancora programmabili. Quando saranno programmabili sarà una figata. Comunque è molto semplice utilizzarlo. Quando vado sul menu a sinistra mi dice crea post, mi fa scegliere tra feed di Instagram, cioè sono le immagini quadrate, per capirci, non le storie, e IGTV. Se io scelgo feed di Instagram, mi chiede con quale account, mi chiede di scrivermi di scrivere il post. Abbiamo 2200 caratteri a disposizione, 30 menzioni e 30 hashtag. Se voglio posso brandizzare, compagnia bella, pubblicare anche su Facebook se voglio, e poi semplicemente clicco e aggiungo il mio contenuto, cioè clicco e aggiungo la mia immagine, tutto da qua, tutto perfetto, anche perché non utilizziamo strumenti terzi che non piacciono al mondo Facebook, anzi c'è sempre il rischio di venire beccati a utilizzarlo. Business Facebook Creator Studio. Da qui potete caricare da desktop direttamente su Instagram. Non va a cambiarvi statistiche e cose, è più un fatto di velocità. In più, se volete, avete anche, scusate che io lo sto usando mentre parlo, avete i dati statistici delle vostre attività, quante visite eccetera, l'account Instagram per esempio mi dice che nell'ultima settimana ho avuto 210 interazioni, per esempio. Questo è quanto. Io vi consiglio veramente di utilizzarlo perché funziona abbastanza bene, non è niente di incredibile. Tra l'altro avete uno storico di tutto ciò che caricate, anche delle storie che caricate via smartphone, ve le trovate tutte qua, e volendo scaricare una storia ci cliccate sopra
tasto destro sopra ho il video, l'immagine, e ve lo salvate. Quindi avete la storia salvata anche proprio fisicamente, magari la volete riproporre più di una volta. Ok? Spero di essere stato il più spiegato possibile. Come creare contenuti e come pubblicarli direttamente da desktop a Instagram. Creator Studio. Tra l'altro poi nella parte Facebook ci sono anche, per tutto quello che riguarda i video, anche qua abbiamo degli audio, delle cose che si possono utilizzare, quindi figata. Molto bene. Per esempio la musica che sentite in sottofondo adesso l'ho scaricata al Creator Studio di YouTube, perché so che è musica libera, non è coperta da SIA, è gradevole. E anche oggi la puntata è andata, io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao cari amici nettiani. Vi ricordo, per collegarvi a me, non faccio partire l'audio, lo dico io, potete, la cosa migliore da fare è sicuramente cercarmi su Telegram. Cercate We Are The Net e vi collegate al canale, oppure se volete entrare in community, fabio.media/community, ed entrate nel gruppo privato di Telegram. Altrimenti mi trovate su Facebook, su Instagram, e poi sulle varie piattaforme audio tipo Spotify, iTunes, TuneIn e compagnia bella. Spreaker, dove trasmetto. Grazie a tutti e buona giornata, buona nottata, buon tutto quello che volete.